Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Piave TV. Oggi andremo ad approfondire, a conoscere il mondo artigiano ed abbiamo due esponenti, rappresentanti di Confartigianato di Sannona di Piave che vi vado subito a presentare. Allora Silvia Brichese, che è delegato comunale per il comune di Torre di Mosto, benvenuta Silvia. E poi abbiamo un volto già noto, già conosciuto, che è Ennio Galletti, che è responsabile dell'area, diciamo, sindacale di Confartigianato, sempre di Sannona di Piave. Bentornato Ennio. Grazie, buongiorno a tutti. Uno dei funzionari appunto di quest'area. Allora, vi ho invitati perché c'è un evento davvero importante, notevole, che vi vede protagonisti ed è bene informare, portare all'attenzione del nostro pubblico che cosa è accaduto proprio pochissimi giorni prima della fiera campionaria a Sannona di Piave. Allora comincerei proprio con Ennio, che ci presenterà questo nuovo marchio ideato, voluto, creato proprio da Confartigianato, che è E Fare, che vediamo anche in sovraimpressione nei nostri monitor. Innanzitutto, che cos'è questo marchio, Ennio? Allora, E Fare è un marchio collettivo di impresa. Quindi un marchio che identifica un gruppo, identifica una comunità di aziende che è autorizzate all'uso da parte di Confartigianato Imprese Sannona, che è la proprietaria del marchio, lo possono utilizzare grazie ad un disciplinare specifico che sottoscrivono le aziende. Facciamo conto che sia come marchi di un certo livello di consumatori, che nella televisione ci sono i marchi tipici dei prodotti, certo, alimentari, certo. Questo è un marchio tipico di un servizio voluto dalla Confartigianato Imprese di Sannona. Perfetto, allora, visto che abbiamo parlato di che cos'è il marchio, lo illustriamo anche perché lo vediamo in sovraimpressione. C'è questa bellissima immagine di una casa, sì, con delle caselle, ma adesso ce la spiega bene Ennio, perché anche questo è stato pensato da voi, perché riporta, sì, a noi, determinate cose. Noi abbiamo fatto un lavoro di cesello, abbiamo cercato di dare in questo marchio un qualcosa che comunichi alla gente. Quindi c'è una casa, la casa è un contenitore. In questo contenitore c'è un acronimo EFARE, che sarebbe efficienza artigiana, la di Confartigianato, che distingue. Sì, l'abbiamo vista centrale lì. Centrale, che distingue, quindi il nostro marchio a livello nazionale, risparmio energetico. E all'interno della casa ci sono dei colori, sono i colori della classici della scala dell'efficienza energetica, la troviamo nei frigoriferi, nelle case A+. Sì, è vero, quindi, questi li riconosciamo. E quindi abbiamo messo anche quelli per far capire che è qualcosa sull'efficienza energetica, sul risparmio. Quindi E Fare, quindi l'acronimo, ma dentro nella casa sarebbe E Fare Casa. Quindi pensare alla casa, come farla, come costruirla, come mantenerla, quindi è... E anche ristrutturarla, perché poi ultimamente si parla molto di ristrutturazione, riqualificazione. Certamente, riqualificazione della casa energetica sotto tutti i profili. E quindi abbiamo E Fare Casa, tanto è vero che il sito internet è efarecasa.it. Ah, quindi c'è già il sito attivo per i nostri telespettatori. Il sito in allestimento, perché diciamo che tutto questo è partito il giorno della fiera, quindi sabato, certo, 30 di settembre, sì, e abbiamo presentato in pubblico all'inaugurazione questo marchio che nessuno prima conosceva. Bene, adesso invece passiamo a Silvia Brichese di Torre di Mosto, giovanissima, delegato comunale, anche neomamma, perché bisogna dirlo, è un traguardo importante per una donna impegnata in famiglia anche in questa nuova, diciamo, adesso questo nuovo gruppo. E da Silvia vorrei proprio sapere come è nata l'idea. Sì, allora l'idea è nata, diciamo così, chiacchierando con l'amministrazione comunale del nostro paese, perché ci siamo posti il problema di affiancare quello che è il comune in tutte le attività che doveva fare a livello del nostro paese. E
il sindaco è stato molto colpito da quello che è il risparmio energetico, soprattutto riqualificare le zone del territorio, sia del comune nostro che dei comuni limitrofi, perché è un problema un po' diffuso. Sì. E come Confartigianato ci siamo posti il problema di dire ok, noi affianchiamo il comune per quanto riguarda appunto un percorso formativo per quello che è l'efficienza, ma possiamo dare una garanzia anche al cliente privato di avere poi degli artigiani che siano qualificamente preparati per sostenere poi tutto quello che è il risparmio energetico della casa? E quindi ci siamo confrontati con le aziende del settore dei serramenti, dell'edilizia, degli impianti. Abbiamo creato appunto queste 12 aziende che si sono rese subito partecipi e hanno subito creduto al progetto. Siamo partiti subito con un corso obbligatorio sul risparmio energetico, sull'efficienza, in modo tale che un corso di formazione, Silvia, che è molto importante. Sì, soprattutto perché le categorie devono imparare a lavorare insieme, perché il nuovo spirito, secondo me, dell'economia sarà quello appunto di fare squadra. Quindi importantissimo è avere un gruppo di aziende che sappiano collaborare, che sappiano risolvere i problemi in equip, e quindi ci siamo subito buttati a capofitto su questo corso base sul risparmio energetico, con l'obiettivo poi di farne anche altri, perché il cliente privato deve trovare nel gruppo una garanzia di un lavoro svolto in maniera professionale e in maniera adeguata a quelli che sono i tempi, perché appunto di materiali innovativi ce ne sono tantissimi. Certo. Bisogna saper consigliare il cliente in maniera adeguata, il cliente deve avere una fiducia di una persona che sia responsabile nel suo lavoro. Quindi Silvia, tu mi parlavi appunto del cliente che avrà come punto di riferimento queste aziende che lo seguiranno in tutto, daranno anche consigli, giusto? Sì, al cliente. Sì, soprattutto perché il cliente deve avere la capacità di analizzare quelle che sono le problematiche, certo, della propria abitazione, se è un restauro, oppure le problematiche di una casa nuova, se è una nuova costruzione, e lavorare in equip con le varie figure professionali in modo tale che tutte si crei appunto un sistema efficiente di costruzione e ristrutturazione della casa, in modo tale che mettendo insieme le varie figure professionali si abbia una qualità e un risultato ottimale. Ancora Silvia, tu mi dicevi che siete già in 12 aziende, che mi sembra, come a pochi giorni dalla nascita di questo marchio, un discreto successo, insomma una forte adesione. Possono far parte di questo marchio altre aziende e come possono fare? Certo, ci auguriamo che più aziende partecipano e che capiscano l'importanza del lavorare in squadra. Per partecipare e far parte del gruppo è semplicissimo, basta farne richiesta, verrà accertata che l'azienda abbia i requisiti professionali adeguati e si farà fare un corso di formazione in modo tale di avere un pacchetto aziende che sia formato tutto allo stesso livello. Certo. Ecco, quindi quesito essenziale per far parte del gruppo appunto è quello di voler impegnarsi a fare una formazione continua e di voler lavorare in equip. Ecco, queste cose qui sono inserite nel disciplinare e nel regolamento. Certo. Perché la Confartigianato Imprese, essendo una, concede l'uso di questo marchio a quelle aziende che, come diceva Silvia, fanno un percorso di formazione, un percorso di appunto formazione, che operano insieme un team che danno una delle cose importanti che mi sono nel disciplinare è che alla termine del lavoro devono dare per forza delle informazioni su come mantenere l'abitazione, la casa, come un libretto di istruzioni d'uso della casa, perché io ho la casa ma non certo, domani mattina non vado a dire devo fare queste manutenzioni, devo stare queste attenzioni, devo fare. La casa la ho e fin tanto che la casa non decade, la casa è in piedi. Invece l'importante è quello anche di far capire, certo, che la casa deve avere anche una manutenzione continua per mantenere l'efficienza energetica dell'edificio. Assolutamente. Agnio, visto che siamo tornati a te, quindi i punti di forza di questo marchio, i punti di forza sono che sono imprese artigiane professioniste. Conoscono bene l'involucro della casa, quindi sanno benissimo come bisogna strutturare, certo, l'involucro. Sanno lavorare in squadra e quindi, lavorando in squadra anche in cantiere, sanno esattamente quello che possono e non possono fare assieme. Scambiano le opinioni tra di loro, quindi è un gruppo, lavorando in team, si scambiano anche i pareri e le opinioni. Certo.
Sono un gruppo. E c'è sempre un flusso comunque di idee, di conoscenze, questa è la cosa positiva. È chiaro, cioè qui c'è uno scambio continuo. Tanto è vero che il gruppo è nato un gruppo spontaneo, non è stato un obbligo dell'associazione, sì, di trovare delle aziende. Mettiamoci assieme per forza. No, è stato un desiderio che è partito dal basso. Perfetto, diciamo. È partito dal basso, quindi delle aziende che hanno voluto fare questo percorso e le abbiamo viste in fiera sempre presenti perché ci tengono a questo rapporto. Quindi non è un'imposizione dall'alto che un'associazione ha detto dovete fare, no, certo. Sono loro che hanno visto questo tipo di necessità. Deciso questa cosa. E quindi è diverso di certe esperienze, sicuramente è un fatto molto, molto positivo. Certo, questo. Allora abbiamo fatto un po' di cronistoria di come è nato questo marchio, di che cos'è. Silvia, e quali aspettative poi per il futuro avete? Sicuramente quello di portare il marchio a conoscenza più possibile di quello che è il pubblico e l'aspettativa più grande è quella di far capire al cliente privato che esistono delle aziende che sono professionalmente preparate, che riescono a risolvere quelli che sono i problemi degli edifici. Ecco, importantissimo è comunque che queste aziende sono lavori che sono abituati a fare, quindi è far capire al pubblico finale che siamo ancora in grado di dare una garanzia artigianale di quello, certo, che è la lavorazione, perché in un mondo dove siamo sempre più abituati al consumismo, a trovare le cose pronte alla produzione industriale, dobbiamo ricordare appunto che il mondo artigianale ha ancora tanto da dare e ancora tanto da farsi conoscere, quindi anche il marchio Confartigianato sicuramente daranno una mano a quelle aziende che non riescono a far pubblicità da sole, perché stiamo parlando comunque di piccole aziende, certo, di piccole realtà, essendo artigiani. Il mondo artigiano, infatti, è questa la sua caratteristica, la sua infatti, peculiarità. Infatti, ma essendo piccoli purtroppo non si ha la capacità di fare una pubblicità, certo, molto vasta. Quindi Confartigianato, il marchio, aiuta proprio le aziende a farsi conoscere, a portare fuori quelle che sono le competenze e soprattutto a garantire al cliente privato un lavoro fatto qualitativamente. Su queste cose qua abbiamo anche pensato di fare un percorso di marketing, di pubblicità, tutti uguali. Quindi abbiamo creato uno standard, un segnalibro, certo, un segnalibro che tra l'altro è di ogni azienda. Che abbiamo di ogni anche azienda, noi, ecco, di ogni azienda. Magari riusciamo, chiedo ai miei registi, a farlo passare anche il marchietto qui che è molto carino. Il marketing vostro, questo? Il marketing nostro, sono questi segnalibri forati, legati, bello, con una catenella e all'interno, oltre che presentare il gruppo, ci sono le schede di tutte le imprese che aderiscono. Quindi abbiamo, certo, cercato anche... C'è la questo, presenza di tutte. Ecco, questo chiaramente facendo tutti insieme costa meno, è un investimento minore e quindi e questo è un risparmio per le aziende. Certo. Un'altra cosa volevo sottolineare è che noi stiamo parlando di efficienza. Allora, di qualità se ne parla tanto, perché tutti dicono facciamo qualità, ma no, noi invece abbiamo fatto un passo in là. No, noi siamo gli artigiani efficienti, perché la qualità l'abbiamo, però se non siamo efficienti non possiamo fare una qualità ad alti livelli, certo, quindi noi siamo artigiani efficienti. Benissimo, allora io innanzitutto vi faccio il mio in bocca al lupo per questa nuova avventura e ringrazio i miei ospiti, appunto, che sono Silvia Brichese, delegato comunale di Torre di Mosto, e Ennio Galletti, che è funzionario di Confartigianato. In bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie. Grazie. Daniela, grazie.